Ok, partiamo quindi con la lettura del disclaimer. Tutte le informazioni, video, webinar e gli altri servizi offerti da TickMill hanno carattere puramente educativo e non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori dei corsi e lezioni non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Quindi in questo secondo appuntamento andremo a riprendere l'antimartingala, cercheremo opportunità operative quindi con un conto reale, un conto di TickMill. TickMill è un broker ICN STP. Ha le commissioni tra le più basse del settore, uno spread a partire da 0 pips e una leva fino a 500. Sono permesse tutte le strategie e indicatori, ci sono anche diversi servizi per i traders. Da poco abbiamo inaugurato l'area clienti in italiano, non ci sono requote o slippage. C'è anche la possibilità di slippage positivi, visto che comunque parliamo di un broker ICN. Tutti i traders possono provare le proprie strategie con una demo illimitata e a breve lanceremo anche un conto di benvenuto dove non è richiesto nessun tipo di deposito. Verranno dati di default 30 dollari per provare le condizioni di trading e quindi tutti i trader potranno provare il nostro broker e fare trading con un broker ICN. Non ci sono costi sui prelievi o depositi, la regolamentazione è molto forte perché parliamo della regolamentazione del Regno Unito e l'autorizzazione Consob. Tutti i conti sono segregati e separati dalla società e c'è la tutela dei fondi per gli investitori. Magari Antonio, se fai vedere il sito web. Sì. Quindi trovate poi tutte le altre informazioni sulle tipologie di conto disponibili e sugli strumenti tradabili sul sito www.tickmill.com. Poi c'è ovviamente la versione in italiano e come dicevo abbiamo inaugurato da poco anche l'area clienti in italiano. Bene, la presentazione del broker è stata fatta, quindi Antonio se sei d'accordo io ti passerei la parola. Per spiegare un attimo, magari riprendere anche qualche argomento del primo appuntamento, magari per chi si è perso il webinar, magari facciamo un riassunto e poi partiamo direttamente con la sessione operativa, cercando di capire se ci sono opportunità dalla BCE. Mi senti? Mi sentite? Sì, io adesso Sì, sì. un attimo solo che vedo che c'è un problema purtroppo tecnico sul monitor. Tecnologia è un disastro a volte. Allora. No, il monitor che mi si è bloccato purtroppo. Un attimo, vediamo se. Aia. Ahia, sì, non. Niente. Dobbiamo necessariamente richiudere qui perché non ho più il mouse. Ho perso tutto, quindi non riesco a spostare la. Ho Se fai control già provato di tutto, ma non non mi viene va. fuori. No, 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 no. Datemi 2 minuti, dai. Sì, ok, aspetta che 2 minuti. magari prendo il monitor. Vediamo. Sì, intanto spengo, perché se no li faccio Sì. ripartire, intanto ci metto Ok. 2 minuti. Allora, vediamo se riesco a farvi a prendere il monitor.
Allora, vediamo ancora il monitor di Antonio. Vediamo se riesco a cambiare. Ok, mostra schermo. Potete darmi un feedback in chat, vedete magari il mio schermo? Perfetto. Allora, c'è il grafico di euro-dollaro, se non sbaglio, sì. Ok. Magari nel frattempo analizziamo un attimo la situazione dell'euro-dollaro, facciamo una breve analisi, un'analisi che poi avevo postato anche su qualche forum, dove c'era questo, diciamo, molti lo chiamano una flag di continuazione rialzista, con i prezzi che dopo diciamo un retest, come possiamo vedere, dell'area 1,05, quindi sono andati a testare proprio la quotazione tonda dell'euro-dollaro. Possiamo vedere proprio che i prezzi si sono fermati quasi sul big round number, e dopo i prezzi hanno avuto un'esplosione rialzista e adesso si sono riportati grosso modo su quell'area tecnica. Vediamo che oggi in giornata c'è stato un breve rialzo rialzista di queste due barre, che sono andate poi a pullbackare questa zona di 1,045. Peccato che ci sia diciamo la BCE, perché altrimenti, per come vedo io il trading, per me questa sarebbe una buona opportunità rialzista. Non so voi come la pensiate, però per me questa è una buona possibilità di rialzo. Vedremo un attimo con la BCE, con poi soprattutto sulle domande dei giornalisti, come si muoverà l'euro-dollaro. Euro-dollaro che è scomparso di nuovo dalla mia schermata. Rimettiamo qui, quindi ho perso quei brevi disegni tecnici. Vediamo il cable. Il cable, leggo in chat. Allora, beh, diciamo che è evidente comunque il trading range sul cable, quindi con dei prezzi che sono andati a testare anche qui. Vediamo un numero tonto, perché siamo su 1,2140, dove possiamo apprezzare un clamoroso doppio minimo, e quindi siamo in una fase di trading range delineata da 1,21,40 e area 1,21,85. Quindi abbiamo questo box laterale che potrebbe comunque sicuramente dare buone spinte in breakout, soprattutto perché adesso siamo sul box superiore, quindi bisognerà capire un attimo adesso con la BCE se ci sarà una falsa rottura, un ritorno su questi minimi. Non è un cambio che trado spesso, proprio per le diverse false rotture rispetto all'euro-dollaro. Però in questo caso abbiamo un trading range, quindi diciamo, come da analisi tecnica, bisognerebbe piazzare un buy stop su quest'area 1,2585, un sell stop sotto il minimo 1,2137. Però ovviamente poi con la BCE alle porte le false rotture sono dietro l'angolo, quindi sono ordini pendenti che in questo caso non andrei a inserire. Se fossero condizioni normali di mercato, sicuramente traderei questo box laterale in questo modo. Quindi adesso aspettiamo, vediamo Antonio se è tornato. Forse sì, quindi riesco a riprenderlo. Antonio Carnevale, ecco. Scusate, ma è anche il bello della diretta, ci sono a volte dei problemi audio. Assegna ruolo relatore. Ok. Antonio, mi senti? Io ci sono, scusatemi, ma non è colpa mia. Ci siete? Vedete qualcosa?
Mi date una Sì, conferma? adesso io vedo la slide con le aspettative di inflazione implicite. Perfetto, ok. Ok. Allora, se posso adesso avanti a questa nuova webinar. Oggi è una giornata molto importante, abbiamo cercato di anticipare un po' i tempi rispetto alla sezione di, diciamo, di conferenza stampa della BCE, quindi di Draghi, alla quale poi segue i minuti a disposizione per le domande e risposte che il Presidente della BCE darà ai giornalisti. Questa è una sessione, ripeto, molto molto importante perché accade in un momento particolare dei mercati finanziari e dell'economia. La Fed ormai ha chiarito che ci sarà un percorso al rialzo dei tassi di interesse. La BCE al momento mantiene una situazione di stallo sul quantitative easing, anche se oggi ovviamente ha confermato alle 13:45 che da aprile ridurrà la quantità di titoli acquistati da 80 miliardi mensili a 60 miliardi, ha lasciato il corridoio dei tassi ufficiali all'ultimo valore dell'ultima riunione della BCE, ma sarà molto importante, come ho già commentato su Facebook, saranno molto importanti le informazioni che si riusciranno a tirar fuori da Draghi, sia nella domande e risposte che ci saranno, sia nelle sue stesse parole che dirà all'inizio della conferenza. Quindi fra pochi minuti, alle 14:30, inizieremo a capire qualche cosa. Che cosa potremo capire? Sicuramente il punto interrogativo, io ho anche un po' provato a scrivere qualcosa di molto avventato sotto alcuni punti di vista che potrebbero portarci a una sorpresa da parte della BCE, perché Draghi potrebbe ovviamente, spinto da banchieri centrali tedeschi, dalla politica tedesca, anticipare quello che potrebbe essere un percorso verso la normalità dei tassi monetari. Cioè, i tassi monetari devono avere una normalità soltanto quando riescono ad avere un valore, che sia in linea, sia con l'inflazione che con la crescita economica. Ora, io vi faccio vedere in queste pochissime slide, perché poi l'importante sarà vedere l'operatività e seguire quello che dirà Draghi. In queste pochissime slide vi faccio vedere come ragiona la BCE. La BCE ha un unico importante mandato, che è quello di cercare di mantenere l'inflazione attesa intorno al 2%. Quindi quando l'inflazione è sotto il 2%, la BCE è obbligata da statuto a cercare di far risalire questa inflazione. L'inflazione può salire soltanto quando c'è più moneta a disposizione. Quindi ecco che si sono portati i tassi di interesse verso lo zero, addirittura anche in negativo, e si è messo su il famoso quantitative easing, cioè si è data tanta liquidità sotto forma non convenzionale, come si dice, al sistema economico tramite il sistema bancario. Ora, se guardiamo questo lavoro, che oltretutto è questa figura che vedete, le aspettative di inflazione sono tratte dall'ultimo bollettino economico della BCE, quindi non sono tratte da uffici studi di privati o banche. È la BCE stessa che inizia a farci vedere come le aspettative di inflazione implicite sono al rialzo. Quindi, in sostanza, da un'aspettativa in declino che c'è stata fino a fine 2014 e a una situazione incerta del 2015, abbiamo tutto un 2016 al rialzo. Questo sta a significare che potrebbe essere anche maturo il tempo per riprendere la politica monetaria tra le proprie mani e quindi cercare di dare un senso anche all'attività che viene fatta da una banca centrale, perché una banca centrale, quando è costretta a tenere dei tassi così bassi e ad aumentare così in maniera
enorme la liquidità, quindi la massa monetaria, si trova con le mani legate, non ha più armi a disposizione e si rischia, come in effetti è successo, come è successo soprattutto, fa scuola l'esempio giapponese, si cade nella famosa trappola della liquidità, cioè c'è così tanta moneta in giro e tanta liquidità che comunque l'economia non parte. Ora, giusto per capire un po', prima che inizi a parlare Draghi, fra 5 minuti, che cosa significa per la banca centrale lasciare i tassi di interesse allo stesso livello o muoverli? E vi faccio vedere nella figura successiva, questa qui, che vedete, questo è il famoso corridoio dei tassi ufficiali da 2011 a oggi. Come si legge? Voi dovete capire questo, che una banca centrale quando si riunisce una volta si riuniva il secondo giovedì di ogni mese, adesso il calendario è un po' più largo, quindi ci sono circa 8 incontri all'anno, decide a quale prezzo prestare il denaro alle banche. Però non c'è un unico prezzo. Se guardate questo grafico, esiste la prima linea tratteggiata, che nella leggenda in basso è spiegata come operazioni di rifinanziamento principali, sono in sostanza i pronti controtermine, o meglio i prestiti che la BCE fa tutte le settimane alle banche. Attualmente, vedete, il tasso è a zero, siamo in questa parte qui, e viene da 1,5 nel metà 2011 e poi è sceso. Questo corridoio, quindi questo spazio che c'è tra il tasso ufficiale di rifinanziamento, è dato da che cosa? Dalle operazioni di deposito overnight, vedete la seconda descrizione, che è in pratica la parte più bassa, che oggi ha meno 0,40. Che cos'è il deposito overnight? È quella remunerazione che la banca centrale dà alle banche che si trovano ogni giorno con un eccesso di liquidità. In effetti può sembrare strano, ma una banca può avere soldi in più, che poiché su questi soldi in più rischia di avere una penalizzazione economica, è disposta a darla alla banca centrale al tasso del deposito, che ripeto oggi è meno 0,40. Viceversa, se una banca ha necessità urgenti di liquidità, la banca centrale dice: guardate, ci sono le operazioni di rifinanziamento marginale, la terza riga un po' meno tratteggiata, che è la parte più alta, che in sostanza oggi ha più 0,40 ed è il margine superiore dei tassi di interesse del mercato monetario. Perché? Perché se una banca si trova in difficoltà può andare a bussare alla banca centrale europea, che ripeto ogni settimana presta i soldi allo 0% attualmente, e può chiedere questa, in maniera eccezionale, può chiedere questo ulteriore prestito a più 0,40. Quindi capite che se una banca ha soldi in meno, li chiede alla BCE al più 0,40. Se ha soldi in più, li dà alla BCE a meno 0,40. Ogni settimana la BCE presta denaro a zero. Questo è il corridoio dei tassi ufficiali, quindi significa che all'interno di questo corridoio le banche si prestano i soldi tra di loro, e infatti all'interno di questo corridoio si genera l'Eonia, la quarta riga, quella blu, questa cosa che vedete che oscilla come un elettrocardiogramma, che in sostanza non è altro che il prezzo che le banche si applicano tra di loro quando si prestano i soldi tutti i giorni, e poi un qualche cosa che forse conoscete meglio, che è l'Euribor a 3 mesi, che non è altro che il prezzo che le banche si fanno tra di loro quando si prestano il denaro per 3 mesi. L'Euribor poi ha un'importanza enorme, perché di riflesso viene utilizzato in tutte quelle operazioni indicizzate, basta pensare ai mutui immobiliari a tasso variabile che sono indicizzate all'Euribor, e quindi l'Euribor di riflesso, vedete, oscilla vicino all'Eonia all'interno del corridoio dei tassi ufficiali, e qui capiamo come la politica monetaria della banca centrale si trasferisce all'economia tramite l'Euribor. Quindi sostanzialmente quello che dovrà succedere sarà riportare in alto questo corridoio per portarlo verso dei valori più di equilibrio. Quali sono i valori di equilibrio a questo punto? Perché qualcuno potrebbe dire: qual è il tasso
giusto per un'economia. Il tasso giusto per un'economia nei tanti manuali di macroeconomia può essere sicuramente un tasso che ha come unità di valori l'aspettativa di inflazione, che dovrebbe essere intorno al 2%, e l'aspettativa di crescita economica. Quindi se noi ci aspettiamo di avere un'economia che cresce mediamente 2% per l'inflazione e magari 1-2% per una crescita reale, ecco che il tasso di equilibrio mediamente nel tempo dovrebbe essere intorno al 3-4%. Ora, tutto questo discorso perché ci può interessare a noi magari semplici traders? Perché ci riesce a spiegare quello che può succedere sul mercato. E infatti, se adesso prendete questo grafico, e lo vedete ovviamente un grafico in discesa che ha portato i tassi monetari a scendere, quindi a rendere meno costoso il deposito in euro, sia esso passivo che attivo, guardiamo questo grafico, vado alla slide successiva e metto con all'incirca lo stesso periodo, qui parliamo dal 2009 a oggi, l'andamento dell'euro-dollaro. Vedete come l'euro-dollaro pari passo mi segue il ripasso che c'è stato sui tassi monetari, perché in sostanza è così, cioè in sostanza il costo dei depositi in euro arrivato a zero rende meno appetibile l'euro, mettiamoci a livello internazionale, voi siete dei grossi miliardari internazionali, andate alla ricerca di una remunerazione sui vostri depositi. Se l'euro, la zona euro, vi dà una remunerazione pari allo zero, voi non comprate l'euro per depositare la vostra valuta in euro. Andate su un altro mercato. Quindi, ma in questi anni si è andato verso il mercato americano e quindi si sono venduti gli euro e si è comprato il dollaro. Il dollaro lo vediamo che è sceso da valori, addirittura si parlava che poteva andare a 2 per assurdo, ma da 1,60 pian piano 1,30, 1,20 è arrivato quasi alla parità. Ora, quello che io ho scritto e ripeto, tutto quello che poteva essere a favore del dollaro, dal mio punto di vista ormai il mercato lo ha scontato, cioè non ci possono essere ormai altre grosse notizie a favore del dollaro. È ovvio che non c'è nessuna certezza, perché altrimenti saremmo tutti miliardari o comunque non ci sarebbe mercato, ognuno ha le proprie idee, ma la mia idea è che se non ci sarà una catastrofe in termini di economia dell'Unione Europea, è inevitabile che la BCE pian piano riporterà i tassi verso l'alto, come sta facendo la Fed, e quindi in sostanza si allineerà anche la BCE, ed è inevitabile a quel punto, soprattutto visto il divario anche in termini di crescita economica che c'è stata, anche in termini di prezzi dei mercati azionari, è molto più facile vedere flussi di liquidità verso l'Unione Europea, verso l'Eurozona, e quindi acquisti di euro. Io sono sicurissimo, e per me è la scommessa vincente, che vedremo nel giro di un paio d'anni l'euro-dollaro intorno all'area 1,20-1,25. Quindi, detto questo, qualsiasi impostazione di trading che può essere fatta anche in una sola giornata, deve essere inevitabilmente improntata verso una linea di buy, cioè long sull'euro-dollaro. Questo è l'analisi macro, che ripeto all'infinito, è la base per fare trading. Lasciate stare, e mi assumo tutte le responsabilità, le stupidaggini che vengono dette tramite l'analisi tecnica, perché l'analisi tecnica in sostanza non serve a nulla. È ovvio che se prendete 100 analisti tecnici, 50 sbagliano e 50 indovinano, ma è la stessa cosa se prendete 100 bambini di 3 anni e li mettete a comprare o vendere sul mercato. 50 indovinano, 50 sbagliano. L'analisi tecnica è come andare dal mago che mette le mani sulla pancia del malato e cerca di dare una risposta. La risposta si ha soltanto studiando i mercati con la macroeconomia e con le relazioni dei mercati. Poi nessuno riesce a prevedere quello che succede, altrimenti, ripeto, non ci sarebbe mercato. Ora veniamo a noi. Sulle slide non ho, ripeto, aggiunto nient'altro. Vediamo che cosa succede
sul mercato. Antonio, magari chiudi la slide. Chiudi le slide, vediamo. Perché mi sa che ti prendono parecchia banda anche le slide. Ho chiuso le slide, ho soltanto la MetaTrader con le notizie aperte, adesso quindi ti sento. Dicevo, vedete, perfetto, attualmente non c'è un grosso movimento sul mercato, Draghi ha iniziato a parlare, ripetevo live, e potremmo impostare a questo punto un'operatività di breve su un, diciamo, un movimento dell'euro-dollaro. Quindi, facendovi vedere, mi auguro che sia elettronico, che ha 2.000 euro e abbiamo detto ci abbiamo un cambio intorno a 1,05, questo spero sia visibile a tutti, sì. E volendo lavorare con una tranquillità, quindi magari con un margine minimo alto, 400, 500 e 600, il foglio elettronico mi dice di partire, vedete qua in basso, con un lotto e 60. Quindi adesso io con un lotto e 60 vado long. Sono qui, confermo da 3. Purtroppo sul più bello ti abbiamo perso, fermare però in diretta. sì, credo che si sia vista comunque Io l'operazione. ho preso il foglio elettronico, sono andato. Adesso c'è la MetaTrader in diretta, spero voi siate in grado di vedere che abbiamo comprato un lotto e 60 seguendo il foglio elettronico che deve mantenermi una percentuale centrale a livello del margine, rimetto l'elettronico pari a 500%, eccolo qua, 500%, significa che se sale l'euro-dollaro aumento le posizioni, quindi ritorno alla MetaTrader, e puramente a che cosa quattro questi grafici. È chiaro che nel momento che vedete del dollaro subirà queste oscillazioni in base a quello che dirà Draghi, e di riflesso, inevitabilmente, in questi primi minuti c'è l'opposto. Guardate come c'è l'opposto sul DAX, perché ovviamente se il mercato percepisce che Draghi rallenterà il rialzo dei tassi, una cosa ancora positiva per i mercati azionari è se compra ancora DAX e quindi scende l'euro-dollaro. In teoria, in questo momento, dovremo vedere se Draghi, ripeto, non dà segnali importanti, un dollaro ancora un po' forte, ma pochino secondo me, un DAX ancora un po' forte, un dollaro dello. Antonio, mi senti? Ti sentiamo a tratti, eh? È chiaro stato come dove sentite a tratti non Vuoi che prenda io lo schermo, altre magari? linee che ma Vuoi non che è, prenda non abbiamo io provato, lo. non è lo schermo, perché se chiudo la MetaTrader è uguale. Non so se magari chiudi Allora, in tutto. questo momento sta succedendo poco. Io provo a chiudere la MetaTrader, ho chiuso.
Ho chiuso la MetaTrader, ditemi com'è l'audio. Parlo un po', vediamo se arriva È la qualcosa. stessa cosa? Io adesso, per esempio, ti Dico, sto è la sentendo. stessa cosa? Sì, adesso comunque si sente meglio. Va bene, allora è la MetaTrader che adesso. Possiamo fare così, prendo io la MetaTrader dal mio schermo Sì. e Allora, tu mi adesso dici intanto cosa travi. fare. Sì, perfetto, aprila. Ok, allora aspetta, vediamo se riesco a prendere lo schermo. Perché adesso per chi sta seguendo il mercato Adesso sta salendo, mi senti Antonio? sì, ma infatti sto dicendo, per chi sta seguendo il mercato c'è questa oscillazione verso l'alto ma è poco perché ovviamente l'euro-dollaro ci sei? Io sì, però Ok. ti sento sempre a scatti, eh. Tu hai chiuso tutto, giusto? Sì, non è. Io ripeto, purtroppo non credo che sia la linea telefonica perché non c'è la fibra e quindi purtroppo è così. Sembra Perché strano. sì, credo che sia un problema di fibra ottica, perché E non c'è, ovviamente, non qui da c'è, quindi. E me si sente, cioè, allora io ho 500 mega. è preferibile, dal mio punto di vista, rimettere la MetaTrader, perché almeno abbiamo qualcosa Però gli in più. altri vedono il mio monitor, quindi se tu riesci a vedere il mio, puoi comunque darmi istruzioni perché si sente comunque Va meglio bene, rispetto a ok, prima. perfetto. Allora, ok, lasciamo così. Se Tu tu mi magari ti apri dici. soltanto il foglio Excel e quando mi dici di aumentare le posizioni, io vado ad aumentarle. Ok, va bene, io sono. Così riesco a seguire comunque le tue istruzioni. Va bene. Allora, quindi continuiamo. Il foglio Excel è stato impostato in 400, 500, 600, quindi basta per voi che state seguendo, basta guardare quell'indicatore percentuale che è in basso a destra, livello del margine, che ora è 518% circa. E quindi nel momento in cui arriva a 600 dobbiamo aumentare le posizioni. Quando arriverà a 600 il foglio elettronico mi dirà già di quanto devo aumentare le posizioni per riportarlo a 500 e deve essere all'incirca di 1,032, quindi porterò il totale lotti da 1,60 a 1,92. Ma adesso aspettiamo prima che il mercato arrivi a certi valori. Draghi nel frattempo sta parlando, sta tirando fuori i dati della previsione sulla crescita economica dei prossimi anni. Infatti una delle cose che ha fatto leggermente salire l'euro è stata legata alle attese sul PIL. Il PIL totale dell'Eurozona era previsto per il 2017 a 1,7, è stata alzata a 1,8. Poi nel 2018 era prevista 1,6, è stata alzata 1,7 e quindi questo sta a significare che c'è un leggero miglioramento per le aspettative di crescita economica, così come per le aspettative di inflazione. Addirittura pensate che le aspettative di inflazione del 2017 erano a 1,3, a dicembre sono state riviste a 1,7, le aspettative di inflazione per il 2018 erano a 1,5, sono state previste a 1,6, quindi vedete come si conferma questa attesa al rialzo dell'inflazione. E non ci dimentichiamo che il tasso di inflazione è l'elemento principale che può portare la BCE verso tassi più alti. Ora, probabilmente, questo ve lo dico per esperienza, finché, a meno che lui non tiri fuori parole forti, sarà molto importante fra una decina di minuti, quando lui finisce di parlare e inizia a rispondere a domande dei giornalisti, perché magari faranno delle domande più diciamo, indirizzate a cercare di capire quello che sarà il futuro, perché ogni volta che c'è una conferenza stampa non è importante poi quello che viene fatto, che in sostanza viene comunicato
alle 13:45, ma è importante quello che si farà, cioè quello che si potrà fare dopo. Quindi siamo in un certo qual senso legati a quello che potrebbero essere le domande dei giornalisti dopo. Nel frattempo io voglio sottolineare come l'antimartingala costruita sul mercato deve essere anticipata, come ho fatto prima, da un'analisi che deve portare a degli obiettivi. Gli obiettivi devono essere sia di carattere diciamo numerico legato al numero al quale si tende per il prodotto che si è scelto. Quindi mi spiego, se oggi noi abbiamo deciso di andare long sull'euro-dollaro, ovviamente l'euro-dollaro potrebbe fare delle oscillazioni incredibili nei prossimi mesi e anni, ma ora se vogliamo limitarci all'operatività giornaliera, dobbiamo anche dare degli obiettivi o fissarci degli obiettivi. L'obiettivo giornaliero deve essere un obiettivo razionale, raggiungibile, cioè sarebbe assurdo pensare di vedere in maniera ottimistica l'euro-dollaro a 1,10 questa sera. Quindi supponiamo di aver indovinato la view, supponiamo che Draghi più tardi dia delle risposte più a favore di un rialzo futuro dei tassi prima del previsto, allora se oggi gira a 1,0550, quanto potrà fare entro stasera? E qui entra in gioco un po' ovviamente la statistica, cioè non possiamo andare oltre le medie di eventi come quello di oggi, e per esperienza potrei dire a questo punto che potrebbe essere un ottimo risultato avere 2 punti percentuali, o meglio due figure magari, e quindi ecco che ho un primo parametro. Il primo parametro di riferimento è: ok, va tutto bene, l'euro dollaro mi raggiunge 1,075. Ecco che allora che cosa faccio? Vado nel foglio elettronico, vado a vedere 1,075 dove sta, lasciando il foglio elettronico con le impostazioni che ho messo, cioè con quelle percentuali di tranquillità del margine che sono 400, 500, 600, e vado a vedere che a 1,075 dovremmo essere all'incirca a 11.000 euro. Quindi questo sta a significare che, essendo molto prudenti, è ovvio, siamo molto prudenti in una giornata come oggi, mettiamo a rischio 2.000 euro sul conto. Se le cose vanno bene, o meglio, se le cose girano come uno spera che accada, potremmo moltiplicare per 5, per 6, 5,5, 6 il nostro capitale entro questa sera. Ripeto, con la massima prudenza, perché ho lasciato delle percentuali molto, molto alte. In questo momento, come vedete, invece l'euro-dollaro sta scendendo, se si può usare questo termine, scendendo, ma se vedete il grafico del mercato delle ultime ore, anche da ieri, non c'è un granché, cioè stamattina l'abbiamo visto a 1,0525, quindi siamo in un range centrale di valore. E sicuramente ripeto all'infinito quello che ho già detto: se non ci saranno delle domande puntuali da parte dei giornalisti, non potremo vedere granché. Sono iniziate intanto le domande dei giornalisti, Sì, quindi adesso diciamo. seguiamo, sì, infatti all'incirca quello è un quarto d'ora che parla lui, poi a seconda di quante cose può dire. Basta, ripeto, guardare come oscilla il mercato, anche il Scusa, DAX. Antonio, Prego. una domanda, giusto così per rendermi operativo. Nel caso dovesse scendere il prezzo, tu andrai a chiudere delle posizioni, così magari mi preparo. Allora, è ovvio che se vogliamo seguire pari pari il foglio elettronico, noi se andiamo intorno al 400%, dobbiamo chiudere qualche posizione per riprendere i margini. Quindi all'incirca, se il valore del livello del margine va a 400%, dovremo togliere circa uno 0,26 lotto. E
effettivamente, proprio perché siamo con un conto live messo a disposizione, lo faremo, quindi seguiremo alla lettera quello che ci impone il foglio elettronico, o meglio, quello che abbiamo fissato noi che deve imporci il foglio elettronico. È chiaro che, io l'ho sempre detto, meno capitali si mettono a disposizione e più si può rischiare, e più si può anche decidere di non ridurre le posizioni quando le cose vanno male, perché lo sapete meglio di me, può succedere che il mercato storna un po' e poi accelera verso l'alto e si resta fregati. Allora bisogna decidere già all'inizio, dice ok, metto 1000 euro, 500 euro e punto, al rialzo, al ribasso, costruisco l'antimartingala senza ridurre, oppure ho un capitale un po' più grosso, come adesso magari 2000 euro, vado un po' più prudente e se il mercato fa su e giù, io vado a limitare le posizioni. Però attenzione, guardate come questa oscillazione di questi primi minuti dopo le 14.30, che è stata di circa 30 pips, poi non è che è stato un granché, non ci ha obbligati a fare nulla, cioè non ci ha obbligati né ad aumentare né a diminuire. Ecco perché a volte intorno alle notizie vi consiglio sempre di non esagerare con le percentuali, cioè nel senso che non mettetele troppo basse, perché se le mettete troppo basse magari siete costretti a aumentare le posizioni perché sembra che sta andando verso la vostra idea e poi torna giù e dovete ridurle, comunque perdete molto di più. Siate un po' più prudenti, quindi questo sta a significare che se per assurdo fra 10 minuti si capisce che ci sarà un forte andamento al rialzo, io potrei anche ridurre subito le percentuali, cioè essere più aggressivo e aumentare in maniera piramidale maggiore le posizioni al rialzo, sempre ovviamente accettando il rischio che il mercato in qualsiasi momento può girare e tornare giù. Ma al momento io guardo, ripeto, sia il DAX, sia l'euro dollaro, sia il dollaro yen, sia i mercati americani, non vedo dei grossi movimenti. Adesso la prima cosa che leggo di Draghi a risposta dice le pressioni sull'inflazione sono ancora deboli e quindi questo sta a significare che non c'è questa paura di una crescita inflattiva violenta che deve portare a una accelerazione verso la normalità dei tassi monetari. Quindi questa prima cosa che ho letto adesso alle 14.50 mi frena un po' il rialzo dell'euro dollaro. Vediamo se c'è qualche altra cosa che viene fuori. Poi è chiaro, siccome qui è tutto in tempo reale, è più facile vedere il movimento sul mercato e poi la notizia, perché è talmente in tempo reale che mentre si scrive la notizia, si batte, il mercato già ha reagito e quindi mi fa che magari quei 30, 40, 50 pips all'improvviso. Draghi, quindi nel caso dovesse tornare a 400 il livello di margine, io chiudo 0,26 lotti, giusto? Esatto, chiudi 0,26 lotti. Adesso Draghi dice che la politica monetaria che è attuale è appropriata, quindi sta confermando che il livello del corridoio dei tassi è giusto e che anche la riduzione del quantitative easing da aprile è giusto. Dice ora i rischi totali sono migliorati con la crescita che c'è stata, infatti questa parola qui già sta facendo salire leggermente il cambio, perché quando lui si riferisce a un miglioramento e quindi a un minor rischio, il mercato reagisce bene e sta salendo un po' di più il cambio, siamo tornati a 5,25, vedete, di livello del margine. Nel caso salisse, dimmi quando devo aggiungere le posizioni. Allora, noi ti ripeto le percentuali. Se il mercato scende, tu devi ridurre di 0,26 lotti quando arriva a 400%. Okay. Se il mercato sale,
devi aumentare di 0,32 lotti quando arrivi a 600% per ritornare al centrale 500. Questi sono i vincoli che ci siamo imposti. Ok, quindi a 600, quindi, 0,32. Esatto. Dobbiamo, adesso il mercato sta allungando, ha fatto un nuovo massimo di giornata l'euro-dollaro, allunga ancora, 5,67, vedete la percentuale, 5,70, preparati, adesso buca, sì, eccolo qua, puoi entrare già, puoi entrare, entra, è perfetto. Entrato. Sei entrato, allarga, ora sei ritornato a 500. Ecco, abbiamo costruito la posizione, siamo rientrati a 500. Adesso teniamo in considerazione il foglio elettronico, che in sostanza devi ragionare così, perché poi ovviamente se il mercato mi fa su e giù velocemente, non è applicabile tutta la parte del foglio elettronico che diventerebbe complicatissimo, ma la prima cosa che farò, se il mercato mi torna giù intorno al 400%, vai a togliere quel 0,32 che hai preso. Se invece il mercato continua a salire e mi va di nuovo a 600%, ti dico già, in base al foglio elettronico, che mi devi prendere un'altra posizione di 0,38 lotti, quindi preparati che mi dovrai prendere una posizione di 0,38 lotti. All'incirca dovrebbe essere quando, se il cambio va intorno a 1,06 ad occhio, quindi possiamo anche guardare. Mentre se scende adesso devo chiudere 0,32, giusto? Se scende chiudi quello 0,32, se scende a 400 il margine. Non è proprio perfetto così, ma non ci sono altre soluzioni lavorando manualmente, perché poi alla fine l'anti-martingala funziona bene se un mercato è unidirezionale, è ovvio, questo penso che sia intuitivo, cioè se il mercato fa su e giù in continuazione distrugge soltanto liquidità. Poi diciamo che anche con la MetaTrader 4 il fatto di non avere le posizioni cumulative, sì, diciamo che ci sono, bravo, esatto, hai detto bene, si può pensare, anche se in teoria, se vogliamo essere proprio precisi, matematici, se il mercato torna giù adesso, io dovrei chiudere più di 0,32. Perché? Perché ho perso sul capitale investito maggiore, però, ripeto, diventerebbe troppo complicato. Quindi mi basta chiudere quello per 0. Adesso seguiamo comunque delle linee guida, ma a 400 chiudo 0,32 in modo tale che... in modo che seguiamo un po' la cosa. E, quindi, seguendo un po', leggendo un po' quello che sta rispondendo Draghi, ha fatto quell'affermazione che ha fatto salire leggermente l'euro, sto guardando anche il DAX, ce l'hai anche, sì, DAX ce l'hai anche, sì. Tu per vedere il DAX, metti il grafico del dollaro yen invece di doppio euro dollaro. Sì, perché volevo far vedere il grafico a un minuto. Vabbè, però... fai un 15 minuti che è l'ideale per tutti e due, dal minuto cambia poco poi. Vedete, sta salendo ancora. 15 minuti, ok. Sale ancora, le percentuali sono tornate a 500, sale e... guardate, quando avete impostato il foglio elettronico, il resto deve andare tutto in automatico, cioè non dovete più avere l'ansia che faccio, compro, vendo, e aumento, diminuisco, e se adesso crolla, se ora sale, no, perché tutte queste domande, tutti questi quesiti, dovete farveli prima di iniziare a fare trading. Quando state guardando il foglio elettronico, immaginate che sia il mercato in quel momento e cercate di capire se riuscite a reggere l'urto di quelle oscillazioni. Dopodiché dovete soltanto eseguire quello che voi stessi avete già impostato. Vedete come la candela si allunga dell'euro-dollaro, siamo a 517. Cioè, in buona sostanza,
poi basta guardare il livello del margine. Una volta impostato il foglio di calcolo. Certo, è ovvio che bisogna averlo vicino e in tempo reale, perché no, semplicemente perché può esserci così veloce il movimento che in continuo devo aumentare le posizioni. Quindi adesso fortunatamente il mercato ci sta dando possibilità di ragionare, di analizzare. Ora, per esempio, Draghi ha riconfermato che l'euro è irrevocabile, come d'altra parte è giusto che sia. A questo punto faccio una parentesi per chiarire una cosa molto importante. Il valore dell'euro rispetto al dollaro non è assolutamente legato al problema se l'euro regge o non regge. Attenzione, perché se per assurdo domani mattina non esisterà più l'euro, non è che domani mattina l'euro va a 0,80 perché non esiste più, perché fallisce. L'euro non è un valore azionario che se non c'è più l'azienda va a zero. No, perché dobbiamo ragionare così. Oggi l'euro è un paniere sostanzialmente, quindi rappresenta varie valute. Se per assurdo domani mattina non ci fosse più, chi ha in tasca gli euro avrà le relative percentuali delle valute dei paesi che compongono l'eurozona. E quindi è vero pure che se per assurdo la futura lira si dovesse svalutare fortemente, sicuramente il futuro marco si rivaluterebbe moltissimo. Quindi questo sta a significare che in ogni momento il mercato stima il vero valore dell'euro-dollaro con il paniere. Quindi questo voglio dire, se salta l'euro non è che va a 0,80, magari salta l'euro e va a 1,20, capite? Quindi non c'entra nulla, il valore di oscillazione dell'euro rispetto al dollaro è soltanto un prezzo relativo che misura in sostanza il differenziale di crescita e il differenziale dei tassi di interesse a breve termine. Vedete come adesso Draghi ha frenato un po' questa mini euforia, ha detto non c'è urgenza per altre azioni, vediamo un progresso nel recovery, quindi nel recupero dell'economia, quindi è positivo. Poi non ci dimentichiamo una cosa, che stiamo facendo tutto questo discorso con un euro-dollaro molto basso, quindi anche senza Draghi un mercato che è sceso molto è più facile che rimbalza verso l'alto non che continua a scendere, quindi ragioniamo anche così. Cioè io non avrei mai preso una posizione short sull'euro-dollaro oggi. È chiaro che magari adesso mentre parliamo potevamo trovarci l'euro-dollaro a 1,04, perché ripeto, nessuno sa quello che succede. Draghi conferma ancora che c'è crescita, leggero euro è irrevocabile. Sì, questo l'ho detto già prima, l'ha detto alle 14.57 è uscito. È ovvio che se qualcuno è un po' più bravo in matematica con i numeri andasse a rivedere le percentuali che abbiamo inserito, se noi avessimo inserito delle percentuali più alte, adesso alle 15.02 avremmo un utile totale più alto di questi 360 euro. È chiaro, perché avremmo rischiato di più, questo penso che sia abbastanza banale, ma giusto per sottolineare che tutto in funzione del rischio che vogliamo correre. Abbiamo deciso di avere un rischio basso, anzi ne approfitto per qualcuno che mi chiede qual è il livello giusto di percentuale da tenere. Ecco, probabilmente all'inizio è giusto quello che abbiamo messo oggi, questo 400, 500, 600, per poi man mano iniziare a far essere più bravi con 100 punti in meno, quindi 300, 400, 500. L'ideale, che dico io, è sempre 200, 300, 400. Poi chi è più amante del rischio può fare 100, 200, 300, ma il 100, 200, 300 viene fatto in quelle due o tre ore di pomeridiane, di fine giornata, dove sembra ormai che ci sia un trend ben definito e uno si gioca il tutto per tutto, magari con bassi capitali. Continua a salire l'euro-dollaro,
Siamo a 5,40, quindi Giuseppe, tu hai le percentuali che già ti ho detto. Sì, 0,38 a 1,06 circa, comunque quando arriva anche a 600 il livello del margine. Sì, dovrebbe essere 1,06, poi forse qualcosa in più, vediamo un po', Ok. lo andiamo a monitorare. Se nel frattempo vuoi anche rispondere a qualche domanda magari un po' più tecnica, perché vedo che c'è Allora, io qualche sto utente che ha cercando di fatto. vedere, non vedo le domande oggi, perché? Aspetta un po'. Se vuoi te le leggo io. No, però è strano, perché non le vedo le domande? Perché forse poi ho cambiato come relatore e quindi non le vedo. Cioè, non le vedi tu. Ok. Giramele tu e io cerco di rispondere. C'è una domanda di, vediamo, di Raffo. Qual è il motivo del long iniziale su euro-dollaro? Quindi spiegato un po' L'ho comunque. spiegato molto bene, spero all'inizio. Ho fatto un'analisi macro su quello che può succedere. Vi ho fatto vedere un grafico con le aspettative di inflazione, vi ho fatto vedere un grafico con i tassi monetari attuali che possono solo salire. Se possono solo salire, significa, poiché c'è una correlazione fortissima tra tassi monetari e euro-dollaro, l'euro-dollaro può solo salire. Quindi invito questa persona a entrare nella. Mio gruppo Cigno Nero, dove ci sono delle note e un articolo dove spiego molto bene quello che può succedere sull'euro-dollaro, sia in funzione della politica monetaria futura della BCE, sia in funzione, e questa è una cosa molto importante, che è stata una novità, della politica fiscale di Trump, che è una politica fiscale espansiva, e la macroeconomia insegna che quando c'è una politica fiscale espansiva, la valuta domestica di quel paese tende a deprezzarsi nel tempo. Quindi è inevitabile di vedere un dollaro più debole nei prossimi anni. Bene, vediamo un'altra. Draghi dice che la banca centrale è indipendente, questo ci si aspettava che dicesse una cosa del genere perché. Lui sta ricevendo gli attacchi dai tedeschi perché ovviamente i tedeschi hanno un surplus esagerato e hanno bisogno a questo punto di tassi più alti e di una valuta più forte perché sennò veramente rischiano di avere delle problematiche enormi nel futuro. Però lui dice giustamente la Banca Centrale Europea è indipendente, ha un mandato, non risponde a nessun governo e al momento non vede nessuna urgenza di cambiare la politica monetaria. Ora in questo istante giustamente avranno fatto qualche domanda che riguarda il cambio euro-dollaro ed è vero anche questo qui e lui ha detto il tasso di cambio dell'euro lo determinano le forze di mercato. Io confermo e vi dico dimenticatevi che ci sia qualcuno che riesca a pilotare soprattutto il cambio euro-dollaro. L'euro-dollaro si muove in base alle forze di mercato che sono molteplici, sono tante, ma di sicuro riflettono i fondamentali. Nel tempo devono sempre riflettere i fondamentali, quindi ci può essere uno scostamento dai fondamentali nel breve, ma nel medio-lungo periodo il cambio euro-dollaro deve riflettere i fondamentali. E poi ho proprio un'altra domanda. Oltre alle politiche economiche, i mercati non scontano anche quelle politiche? Di Sandra, in realtà anche qui ne hai già parlato. Sì, penso la stessa risposta. C'era una domanda tecnica che ho perso. Allora, come fai a modificare? Aspetta, dov'è? Di Massimiliano, scusa, ma se entri con 1,60 come fai a modificare la posizione? La MT4 non ti permette di modificare Allora, dopo i attenzione. quali sono entrati. No, si può fare, quindi si può modificare la posizione. Ho fatto vedere anche prima nel. La MetaTrader 4, se vuoi aumentare le posizioni, le aumenti con altre righe di posizione. Se le vuoi diminuire, la diminuisci tranquillamente. Quindi se da 1,60 Per dovevamo scendere. diminuirla si fa così, Sì, si va su bravo, vedi? modifica, cancella ordine, poi quindi siamo sulla posizione da 1,60, si clicca su esecuzione al mercato, non so, si vuole chiudere di 0,10 ad esempio e si fa chiusura buy 0,10 euro dollaro e quindi chiude 0,10 sul
sul byte a 1,60. Quindi non va a mettere ad esame una posizione in edging, no, chiude questa parzialmente. Poi c'era una domanda di Davide su euro-dollaro e USD-Yen. Dov'è? Qualcuno chiede dove si può trovare il foglio elettronico. Allora, il foglio elettronico lo trovate se vi iscrivete al gruppo Cigno Nero che è su Facebook, c'è un link dal quale facilmente si scarica il foglio elettronico, molto semplice. Poi c'è un'altra domanda, di solito quando euro-dollaro sale, USD-Yen scende, perché oggi euro-dollaro sale e USD-Yen sale? Non è sempre così, le correlazioni vanno ricercate periodo per periodo e capite. Adesso, in questo momento, allora, l'euro-dollaro e il dollaro-yen sono pairs, si dice così, rapporti di valute che riflettono alcuni andamenti. Se c'è un movimento sul dollaro, si muovono tutti e due al contrario. Se invece c'è un movimento su una di queste valute, in questo caso sull'euro, adesso è l'euro che sta salendo, vedete, non è il dollaro che scende. Cioè, questa è una cosa che io, è una domanda che faccio spesso. Se adesso guardate l'euro-dollaro e io chiedo, ma secondo voi sta salendo il dollaro o sta salendo l'euro o sta scendendo il dollaro? Qualcuno potrebbe dirmi, ma è la stessa cosa, è simmetrico. No, perché devo guardare gli altri mercati. Allora, in questo momento, se stesse scendendo il dollaro, allora anche il cambio dollaro-yen dovrebbe riflettere una discesa del dollaro e dovrebbe andare verso l'alto. Invece in questo momento possiamo dire chiaramente che sta salendo l'euro. E infatti se adesso tu mettessi l'euro-yen vedresti anche l'euro-yen al rialzo. Quindi non c'è, io l'ho detto all'inizio, probabilmente queste cose stasera, domani che è venerdì, lunedì si inizierà anche a leggere commenti a riguardo. Quindi probabile pure che è iniziata una fase di recupero dell'euro-dollaro che magari è iniziata oggi e sarà così per 2 anni. È ovvio che tutto questo andrà confermato da eventuali altri dati macroeconomici, da dichiarazioni dei banchieri centrali, insomma, sono tante cose messe insieme. Allora, io ti direi di chiudere tutto con questi utili di 570 euro. Quindi, in sostanza, abbiamo fatto abbiamo fatto il 25%, credo che non sia qualcosa In da un'ora e mezza buttare. credo che non sia assolutamente E rispettando abbastanza. delle regole, rispettando un foglio elettronico, rispettando i rischi che c'erano. Rispettando gli obiettivi ambiziosi se il mercato fosse partito a razzo. È chiaro che adesso magari chiudiamo il collegamento e da qui a stasera mi va a 1,0750, pazienza, perché d'altra parte c'è sempre un dopo, c'è sempre a se avessi mantenuto le posizioni. Ora, se non ci sono altre domande? Sì, allora, chi mi chiede per la registrazione? A seguito dei problemi di audio che abbiamo avuto, dobbiamo verificare un attimo la qualità del video. Quindi non so se poi daremo la registrazione di questo webinar, perché ci sono stati diversi problemi tecnici, quindi Vabbè, vedi tu. vediamo, sono altrimenti poi comunque ci sarà occasione per un altro incontro webinar, però poi informeremo tutti eventualmente se la registrazione sarà resa disponibile. E poi qualche altra domanda sul broker, su come avere il conto di benvenuto, non è ancora una promozione attiva. Potete comunque vedere sul sito www.tickmill.com e nella sezione promozioni ci sarà sicuramente il conto di benvenuto dove vi verrà dato un piccolo conto per provare la qualità di training di 30 dollari. E altre domande sul.
sul gruppo Facebook per te, Antonio. Sì. Ho girato prima il link, quindi credo che sia quello il riferimento per il gruppo su Facebook e nient'altro. Vediamo se c'è qualche altra domanda. No, mi sembra di no. Ok, quindi direi che possiamo chiudere. Quindi ringrazio tutti per aver partecipato a questo webinar di un'ora e mezza. Grazie agli oltre 100 partecipanti che hanno visto e hanno potuto apprezzare le qualità dell'antimartingala. Antonio, se vuoi comunicare qualcosa, puoi farlo tranquillamente, così poi Ma chiudo. io con il link che vi ho dato vi invito a collegarvi al nostro gruppo Cigno Nero, da lì avete tutte le informazioni, soprattutto di carattere formativo, stiamo costruendo un percorso formativo adatto a tutti, rispondiamo a qualsiasi quesito che viene posto, stiamo dando a disposizione delle cose da utilizzare come il foglio elettronico, quindi c'è tutto da guadagnare a partecipare al gruppo Cigno Nero. Ottimo, grazie a tutti e vi auguro sempre, come sempre, buon training. Grazie e buona giornata a tutti.